Ciao ragazze, bentornato a un nuovo video. Oggi sarà un video per parlarvi dei prodotti più utilizzati del mese barra settembre agosto e quelli invece che ho diciamo ripescato nel cassetto. Questa volta non sarà un video che farò da sola, ma sarà in collaborazione con Maria Lucia, che ovviamente quando mi ha proposto di fare un video in collaborazione sono stata molto molto felice, perché è una ragazza che comunque sento spesso e che comunque è molto molto carina e molto dolce, quindi sono stata felicissima di fare questo video in collaborazione con lei e quindi spero che andate a vedere anche il suo canale. Vi lascio giù nell'info box ovviamente il link per andare a visitare il suo canale e anche il link relativo al video che appunto stiamo facendo insieme, e quindi sono felice appunto di fare questo video con lei. L'unica premessa che faccio è questa collanina che mi è arrivata praticamente l'altro giorno, sono 3-4 giorni se non sbaglio che è già arrivata, ed è questa qui, vedete, questa qui di Sofil, che è praticamente in oro rosa, placcata oro rosa, e ha il nome mio, quindi Valeria, io ho scritto il nome per intero, per esteso, comunque vi metterò una foto dove la vedete anche meglio nel dettaglio. E poi ha questo svaroschino in rosa chiaro che l'ho scelto io, ma poi si può personalizzare con tantissimi colori. Vi metterò, che mi hanno dato un codice sconto, ve lo lascio qui, e vi metterò appunto il codice, che ovviamente ci tengo sempre a specificarlo, io non ci guadagno assolutamente niente, però se vi fa piacere e se volete comprare qualcosa vi dà diritto comunque al 15% di sconto su tutto il loro sito. Quindi questa era la piccola premessa che volevo fare. La collanina comunque mi è arrivata all'interno della dust bag in velluto, ovvero questa qui, fatta in questo modo, e devo dire sono stati proprio velocissimi sia a crearla, quindi a personalizzarla col mio nome, e sia comunque poi a spedirla e quindi a farla arrivare, quindi assolutamente top. Io avevo già collaborato due volte con Sofil, mi avevano mandato due bracciali, però era la prima volta che sceglievo appunto una loro collanina e sono rimasta veramente super super contenta, perché mi piace tanto e da quando l'ho ricevuta non la sto levando proprio, quindi vi dico solo quello. Allora, andiamo con i prodotti più utilizzati e per ultimo vi lascio invece tutti i miei ripescati, che non sono tantissimi devo dire, complice il fatto che comunque agosto sono andata in ferie, mi sono truccata comunque molto meno, vuoi il caldo, vuoi un po' tutto, però ce ne sono diversi. Comunque andiamo a noi. Allora, i più utilizzati di questi ultimi due mesi, in poche parole, sono stati, allora, il primo è lui, che a sentirlo la leggerezza praticamente è quasi finito. Io l'ho usato veramente tantissimo, è un fondotinta che a me ha colpito veramente tanto, perché è estremamente leggero, non fa proprio strato sul viso, uniforma bene l'incarnato, copre il giusto, e quindi io tutta l'estate praticamente me lo sono proprio mangiato letteralmente, ne è rimasto veramente poco. Ora questa boccetta non dà modo di capire effettivamente quanto prodotto ci sia all'interno, però se lo sentite non è più pesante come all'inizio, è proprio veramente andato. Io avevo scelto il colore 1,5N, quindi neutro, ed è appunto il famosissimo Dior della linea Backstage Face and Body Foundation. Io vi avevo fatto già un video specifico su questo, quindi non mi dilungo molto, vi basta pensare che comunque io l'ho usato tutta l'estate, mi sono trovata benissimo, lo adoro veramente letteralmente, e l'altro giorno guardavo sul sito di Sephora per riprendermelo perché avevo visto che c'era il 20%, però purtroppo io non l'ho trovato, quindi appena andrò da Sephora comunque in negozio magari ci butto un occhio, perché secondo me anche in autunno può darmi grandi soddisfazioni. All'inizio pensavo che era un quantitativo enorme, che cioè mi sarebbe durato tipo una vita e mezza, e invece usandolo veramente molto molto spesso, non vi dico 7 giorni su 7, ma quei 4-5 giorni a settimana io l'ho usato, e questo qui sono 50 ml di prodotto, però non vi fate ingannare insomma dalla quantità, perché comunque se lo usate con la Beauty Blender, quindi la spugnetta
un po' se lo ciuccia, come dico io, quindi assorbe parecchio prodotto e quindi insomma non è che vi durerà proprio tantissimo se lo usate spesso, quindi è un ottimo investimento, ecco. Quindi a me questo è piaciuto veramente tanto tanto tanto. Rimanendo in tema di prodotti viso, uno dei prodotti che proprio ho amato da quando l'ho scoperto, che era fine agosto e lo sto usando veramente molto molto spesso anche questo, è il primer, il nuovo primer di Essence. Questo qui che è in pratica della linea Prime più Studio, però è la versione mattificante, quindi opacizzante, infatti è, contiene l'argilla nera, quindi è molto indicato per le pelli grasse ma anche miste come nel mio caso, che comunque vanno, hanno bisogno di levare, soprattutto con questo caldo, poi con le alte temperature, la lucidità al viso, e però ha anche il complesso che va praticamente a ridurre e dare questo effetto ottico di pori sia riempiti. Ce l'ho anche su oggi col fondotinta questo qui Dior, ho questa accoppiata qui, primer Essence e fondotinta Dior, e in poche parole va appunto dare questo effetto ottico di pori riempiti, che veramente liscia proprio in un modo assurdo la pelle. Ovviamente è un prodotto siliconico, questo va detto, però cioè, lo sappiamo benissimo al momento in cui lo acquistiamo. Io me ne sono innamorata, tra l'altro è anche made in Italy come produzione e questo mi fa sempre molto molto piacere, e quindi niente, io questo lo sto adorando veramente, letteralmente. Non vi spaventate quando lo usate se lo vedete di colore quasi nero, tipo un grigiolino, grigio scuro, però è normale perché contiene argilla nera appunto. Quindi a me è piaciuto tantissimo, infatti non appena arriva, so che questi nuovi prodotti Essence sono già arrivati da Scarpe Scarpe, ho avuto diverse segnalazioni su Instagram, mi avete scritto in tante che li avete già trovati da Scarpe Scarpe, ma nessuno ancora, fino al momento in cui registro questo video, mi ha scritto che li ha trovati da OVS, quindi al momento in cui lo trovate, sia questo che anche la versione Glow, se non avete molti problemi ovviamente di lucidità al viso eccetera eccetera, io ve li straconsiglio senza dubbi, quindi anche questo è un prodotto top top top. Poi andiamo avanti e rimanendo in tema viso e soprattutto in tema Essence, che a me sapete che è il mio brand preferito low cost in assoluto, è quello che mi regala sempre tantissime soddisfazioni come dico sempre, ed è questa qui, la Brighten Up, quindi la cipria, quella praticamente nel colore giallino, giallino chiaro, che come potete vedere è quasi finita perché ha un buco enorme, che io uso sempre con la spugnetta piccolina, quindi la blender piccina, infatti questa vedete è sporca proprio di prodotto, e lo vado sempre a tamponare per far asciugare tipo il contorno occhio, una sorta di baking, e poi levo ovviamente tutto l'eccesso, però questa qui mi piace tantissimo. Sul viso, se rimane qualcosa nel pennello, la tampono un po' in qua e là, però devo dire che per me io ve la consiglio di più sul contorno occhi, quindi per baking, non da usare tipo come cipria opacizzante su tutto il viso, perché comunque non è quello il suo scopo. Questa è sì la banana powder, sì la numero 10, ma c'è solo questa colorazione, quindi questa, anche questa me la, in questi giorni me la vado a ricomprare perché non posso pensare di rimanere senza assolutamente. Sempre in tema prodotti viso, ho due prodotti che mi stanno piacendo veramente tantissimo e che da quando ce li ho utilizzati veramente tanto tanto tanto. Uno è questo qui, l'illuminante, che vi farà un riflesso che vi accecherò in un modo assurdo, di Primark, quello che vi ho postato su Instagram, dupe diciamo di Fenty Beauty. A me questo veramente ne basta una minima quantità, ma vi dà un effetto tipo assurdo. Se vi piacciono gli illuminanti strong, questo farà il caso vostro. È una specie diciamo di rose gold più che oro ed è molto molto bello, e vedete subito super super luminoso, quindi questo qui veramente mi piace tantissimo. Il colore si chiama Arctic Ice e questo qui costa 4 euro. Altro prodotto che io ho utilizzato tantissimo e che sto amando veramente tanto tanto tanto, ce l'ho anche su oggi tanto per non smentirmi, ed è questo qui, il blush di Kiko della collezione
Dark Treasure, il numero 03 della collezione, quindi il penultimo colore. E questo qui dà questo effetto, vedete, rosato molto naturale al viso, che vi fa un bel effetto. Io ce l'ho su da stamattina e veramente a me piace molto molto molto, quindi questo qui è super super consigliato, prendetelo perché veramente è stupendo come blush. Allora, come prodotti occhi, una combo che ho scoperto in questi ultimi giorni, ma che comunque usate prodotti singolarmente sempre, perché veramente mi piacciono da morire un botto, e come sempre Essence mi regala sempre tante soddisfazioni, come vi ho detto prima, sono questi due prodotti qui, ovvero il Melted Chrome Eyeshadow. Questo qui, che vedete, è super super scavato nel colore 01, che mi piace già tantissimo anche da solo, ma ultimamente, per avere questo effetto ancora più metal, ancora più strong, quindi tipo della serie non vuoi passare inosservato in nessun modo, ho usato anche lui come base sotto, e vi giuro, la combo è qualcosa di pazzesco, dovete provarlo, perché se vi piace questo effetto proprio luminoso metal sugli occhi, questi sono i prodotti giusti per voi. Allora, questo qui è il Metal Shock Eyeshadow, quindi la vecchia, diciamo, generazione di ombretti liquidi che ha fatto Essence, che al momento credo ancora per pochi giorni troverete ancora saldo. Questo qui è il colore 02 e ora vi faccio vedere che cosa intendo. Allora, questo io lo uso anche da solo, e questo lo sapete che dall'anno scorso, da quando l'ho scoperto che era uscito con il nuovo riassortimento, io non l'ho più mollato questo ombretto e ne ho acquistato un altro proprio per paura di rimanerne senza. E allora, questo qui, vedete, questo qui è da solo, quindi l'ombretto liquido, ma ora vi faccio vedere che cosa si ottiene andandoci a picchiettare questo qui di sopra. Guardate, cioè proprio della serie, non vuoi passare inosservato perché hai un ombretto super super top. E non sapete quanti complimenti ho ricevuto quando l'ho indossato, cioè veramente senza nulla, e vi giuro, cioè proprio dà quell'effetto sugli occhi stupendo. Quindi l'ultimo prodotto occhi che ho usato tantissimo agosto e settembre, soprattutto nel mese di settembre, proprio ci ho dato dentro, dico io, è la palette di Huda Beauty, la Mauve Obsession. Sapete che io amo questa palette da quando è uscita, ma nell'ultimo mese proprio la sto usando veramente tantissimo, e credo si possa vedere, perché questo è molto molto scavato, cioè veramente quasi non ce n'è più. Questo addirittura ha il buco, quindi figuriamoci. Anche questo è lì lì per essere bucato. Questo qui c'è proprio una sorta di conchetta centrale che ora non so quanto si vedrà, però comunque vi assicuro che l'ho usata tantissimo. Sono proprio i miei colori autunno e inverno preferiti in assoluto, e questa, chiunque ama queste tonalità e che ancora, diciamo, non si è deciso di comprarla, compratela ad occhi chiusi, perché veramente è stupenda, ha dei colori veramente molto molto belli, e comunque si riesce a fare diversi tipi di look, e soprattutto sia dai trucchi, diciamo, più leggeri, diurni tra virgolette, ma potete andare comunque anche a intensificare grazie ai colori più scuri, e quindi è veramente un passepartout questa palette. Sono 9 ombretti, ma vi assicuro che ci fate veramente tanti tanti tipi di look, quindi prendetela se non l'avete ancora, perché è qualcosa di meraviglioso. Passiamo adesso ai prodotti labbra, uno tra cui di quelli che non ho mai mollato anche in estate e che continuo imperterrita ad usare, e tra cui è praticamente agli ultimi sgoccioli perché è quasi finito anche questo, e non ci crederete, è il Super Stay Matte Ink di Maybelline nel colore Lover, il numero 15, che è, credo, uno di quelli che sia andato subito sold out e che veramente è impossibile trovare, perlomeno io per esempio da questo sapone non l'ho più trovato, sono mesi che lo ricerco perché ne volevo prendere appunto un altro, perché se finisce addio, però non lo sto più trovando da diversi mesi, quindi non so come mai. E questa, cioè, è la tinta, ve l'ho sempre detto, è il rossetto liquido per eccellenza, è quello che ho anche su anche oggi. Calcolando che ce l'ho su da tantissime ore, ma questo ci mangiate, ci bevete, ci parlate, vi sbaciucchiate il marito, non lo so, il fidanzato, però è sempre lì imperterrito, sta lì e non si muove, quindi per me è un colore, soprattutto
a livello di colorazione proprio è uno di quei colori che io amo in assoluto in inverno, ma vi ripeto l'ho usato anche d'estate, quindi non mi sono fatta nessun tipo di problema, ed è soprattutto per la performance il prodotto più a lunga tenuta, veramente non sto scherzando, che io abbia mai provato. Ve l'ho detto tante volte, ve l'ho scritto anche su Instagram, ve l'ho detto in alcuni video, però per me come questi purtroppo oggi come oggi non c'è assolutamente niente di simile a livello di durata, pigmentazione e di resa del prodotto. Sulle mie labbra poi è micidiale, quindi questo proprio per me è il top in assoluto. E sempre su questa scia di tonalità, perché vedete non è che io mi sono discostata molto, voglio inserire i più utilizzati proprio perché li stavo testando, sono questi due rossetti di Essence che sono veramente molto molto simili come tonalità. Questo è lo 02, sono della linea Velvet Matte, quindi la nuova linea del nuovo riassortimento di Essence. Questo è un attimino un po' più, più chiaro come colorazione rispetto a quello che ho sulle labbra, invece questo è un po' più scuro, quindi più autunno tra virgolette, leggermente più scuro. Ve li faccio vedere comunque anche swatchati, giusto perché appunto stanno per arrivare, quindi magari siete interessati all'acquisto, così almeno vedete anche la differenza di colorazioni. Allora, questo qui più chiaro è lo 02, questo più scuro è lo 04, che io amo alla follia, veramente, vi giuro, sono i miei colori preferiti in autunno. E soprattutto questa qui, la matita di Kiko, la 405, che mi devo andare a ricomprare perché per l'ennesima volta, queste ne avrò finite tipo 2 o 3, è la matita automatica, la mia preferita per eccellenza, perché è questo colore appunto che a me piace tantissimo. Ve la faccio vedere, ecco, così almeno è finita, perché vedete è finita proprio, non ce n'è più, ed è questa qui, eccola qui, sono proprio i miei colori super top, tra cui infatti io ho messo questa matita qui con questo rossetto che è lo 04, perché è leggermente un po' più scuro rispetto a questo, e questo proprio vira diciamo su un'altra tonalità, ma questi due proprio potete fare la combo proprio in assoluto per eccellenza, che sarebbero appunto questi due messi insieme, e sulle labbra vi giuro il risultato proprio è pazzesco. Quindi questi rossetti nuovi di Essence hanno una buona tenuta. L'unica cosa è che giustamente sono dei velvet matte, quindi non vanno a seccarvi le labbra durante il corso della giornata che ce l'avete su, ma rimangono un attimino più morbidi, cosa che per chi ha le labbra secche assolutamente cioè, ringrazierà tantissimo, perché appunto non vanno ulteriormente a seccare. Come durata vanno circa sulle 3-4 ore se non mettete matita sotto. Diciamo che se mettete una matita sotto, anche quelle 5-6 ore non ci sono problemi. Io ho appurato la cosa testandoli in queste settimane, però veramente vi giuro sono stupendi, quindi prendeteli perché veramente ne vale la pena se vi piacciono appunto queste colorazioni. Poi comunque la gamma di colori è veramente completa, quindi se non siete amanti tra virgolette dei rosati, borgogna, malva eccetera eccetera, hanno tantissimi altri colori. Per quanto riguarda i prodotti più utilizzati, questi erano tutti. Adesso passiamo ai prodotti invece riscoperti, quindi quelli che ho ritirato fuori dal cassetto e li ho usati nuovamente. Allora, primo prodotto labbra che ho riscoperto e che infatti anche in questi giorni di settembre l'ho usato diverse volte è questo qui di Jeffree Star, ovvero il colore Doll Parts. Allora, questo qui ve lo sboccio, qui è un attimino un po' più scuro rispetto a quelli che vi ho fatto vedere, però è l'ultimo della fila, però è un rossetto liquido che a me piace tantissimo. Anche qui come consistenza, come pigmentazione, come durata sono tra quelli diciamo che io preferisco in assoluto, però ovviamente non si può paragonare a quelli di Maybelline perché questi durano un pochino meno, però anche la formula è un po' diversa, però comunque a me piace tantissimo e come colore siamo sempre lì sui miei colori che non mi discosto assolutamente, quindi questo l'ho ritirato fuori e ho iniziato a riusarlo di nuovo. Altra cosa che ho iniziato a riusare di nuovo da quando diciamo l'ho visto nel cassetto e me lo sono ripresa subito e l'ho messo qui sul vanity, è questo qui di Wycon, il Mermaid Cheeks, che vi ho fatto una testa tanta anche qui
diversi mesi, perché veramente è uno dei miei top, ne ho finiti già due, questo è il terzo che ho comprato, ed è questo blush qui che in realtà io uso sia come blush sia come anche ombretto sulla palpebra mobile, ma soprattutto anche come transizione, quindi da sfumatura, e mi piace veramente tanto. E questa tonalità fredda che a me piace tantissimo, quindi su questo non mi dilungo molto perché veramente credo che non lo potete neanche più vedere in video. Altra cosa che ho usato tantissimo in questi ultimi 2 settimane è questo qui, il Supreme, il colore Supreme del Cream Shadow di Nabla. Ancora non si è seccato magicamente, ed è questo colore borgogna che ho usato sia come riga di eyeliner semplicissimo, quindi senza nulla, e sia come ombretto, diciamo, cremoso da mettere come base a questi glitter di NYX, che sono i pink, rose pink, qualcosa del genere, questi qui sul borgogna appunto. E ho fatto il trucco anche, l'avete visto su Instagram, per il compleanno, per il primo compleanno della bimba di mia cugina. È veramente stupendo, cioè quel trucco mi era piaciuto da morire, e in tantissime mi avete fatto i complimenti perché era piaciuto anche a voi. E quindi questa era la combo che avevo, svelata anche l'arcano, ma tendenzialmente lo utilizzo anche come base quando praticamente uso la palettina, questa qui di Huda Beauty, che appunto sono sempre questi colori, e quindi va a riprendere un attimino il tutto, quindi assolutamente top. Quindi se ce l'avete prima che vi si secca, tiratelo fuori e riusatelo. E ultimo prodotto che ho riutilizzato in questa barra, questa più che altro è stato da quando sono tornata dalle ferie, quindi dai primi di settembre, quindi ora lo sto utilizzando di nuovo perché l'altro giorno, mettendo a posto, l'ho riscoperta e quindi da lì non l'ho più mollata, ed è la palette questa qui, Natural Love di Too Faced. È una palette bellissima, molto molto completa, tantissimi colori, tantissime possibilità di creare infiniti look, da quello più naturale sul rosa, sui marroncini, colori caldi, colori freddi, insomma c'è tutto praticamente in questa palette. E quindi questa qui l'ho ritirata fuori perché sinceramente la voglio sfruttare come merita, perché è un peccato secondo me lasciarla lì a prendere tipo la polvere e non usarla. E quindi l'ho ritirata fuori, l'ho già usata già diverse volte, e quindi voglio continuarla a mettere sul vanity per sfruttarla. Niente ragazze, questo era un po' tutti i prodotti, diciamo, più utilizzati e riscoperti. Un bacione a voi, un bacione anche a Maria Lucia, fatemi sapere quali sono stati i vostri più utilizzati e riscoperte del periodo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!